Fake news e il fake journalism, puntare sulla veridicità e qualità della notizia. È chiaro che il terremoto di notizie offre molto da discutere per le persone preoccupate per il futuro della democrazia e il futuro del giornalismo. La crescente preoccupazione su come giganti di internet come Google e Facebook si siano arricchiti utilizzando la tecnologia per impoverire le pubblicazioni tradizionali e i mezzi di informazione. La ricerca della verità, la credibilità delle notizie vanno ricercate come va ricercata la qualità dell'informazione, la serietà con la quale viene profusa la notizia. Questa è la scommessa dei media per salvaguardare il futuro della democrazia e la qualità dell'informazione. Va in questa direzione il progetto contro le fake news e il fake journalism redatto da Assostampa Provinciale. Questa mattina a presentare il documento rivolto a tutti i soggetti istituzionali, imprenditoriali e sociali del territorio, il segretario provinciale della Assostampa Prospero Dente, il collega giornalista Carmelo Midiri, e il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona. L'iniziativa infatti si inserisce nell'ambito del patto sociale sottoscritto da Assostampa insieme ad altre 50 organizzazioni e lanciato proprio da Confindustria. Contro il fake journalism, contro i falsi giornalisti, contro i finti giornalisti, contro quelli che giocano al piccolo giornalista, dai gruppi politici agli enti, alle piccole imprese, alle medie imprese. Questo documento tende a ribadire qual è il ruolo, le competenze, le professionalità di questa categoria, dei giornalisti, non soltanto contro le fake news, perché non può diventare l'argomento che distrae da un altro grosso problema. Queste fake news vengono molto spesso alimentate da falsi giornalisti, ma cosa ancora più grave, ed è la cosa che preme più a noi, troppi falsi giornalisti pretendono di fare informazioni, di dare delle informazioni sui social e non soltanto. Noi dobbiamo difendere la categoria perché le leggi ce lo consentono, le norme ce lo consentono, vogliamo fare in modo che culturalmente questo manifesto incida all'interno della politica, delle istituzioni, di chi fa impresa, per comprendere che bisogna affidare la comunicazione, l'informazione a professionisti del settore. Difficile in particolare nell'era di internet. Io vorrei dire a tutti i fruitori dei social, guardate che la vostra libertà di essere informati e di esprimere la vostra opinione non viene garantita dalla libertà anarchica della rete, ma viene garantita dai mediatori della comunicazione e dell'informazione, perché professionalmente attrezzati per distinguere fra la vera informazione, la notizia falsa. Un'opinione pubblica è opinione pubblica sana e quindi con capacità di valutazione del sistema politico, della politica come anche di altri fenomeni sociali, solo se le informazioni sono corrette, e c'è un solo strumento nei paesi occidentali che l'informazione sia corretta, che è prodotta da professionisti che hanno un codice deontologico e che rispondono a delle leggi, e non certamente dalla libertà di dire quello che si vuole con rischi. Per esempio, prendo l'esempio dei vaccini. Ecco, perché dei vaccini si deve parlare su Facebook, chiunque ne parla, il geometra come l'avvocato, la casalinga come l'uomo della strada. Se io voglio farmi curare, vado dal medico, se io voglio informazione, leggo quelle professionalizzate, quelle garantite e certificate, e l'unico soggetto abilitato nel nostro paese, come in Occidente, a certificare le informazioni è il giornalista. Ho salutato con molto favore questa brillante iniziativa di Assostampa, che già fa parte del patto di responsabilità sociale, quindi non mi ha sorpreso. Ho detto soltanto che ho cercato di individuare, a proposito del tema di questo incontro, che è quello delle false notizie, quanto hanno arrecato danno allo sviluppo economico di questa provincia negli anni passati, e ancora oggi assistiamo purtroppo ad una diffusione di queste palesi e false notizie che richiederebbero una maggiore attenzione da parte degli organi di stampa, perché quantomeno nel capire la fonte da dove provengono, perché ovviamente se si parla di temi
bancarie, ne parla un ingegnere, ha una credibilità minore rispetto a chi ha fatto degli studi alla Bocconi o alla MIT.